E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video brevissimo, molto breve. Andrò a spiegarvi come si fa ad allacciare un casco di questo tipo con la chiusura, diciamo, a doppio anello, ok, o a doppia D come la chiamano. Ok, è molto molto semplice. Allora, prendiamo il nostro laccio. Ok, andiamo ad infilarlo così dentro tutte e due gli anelli. Quindi apriamo gli anelli e andiamo a inserire il laccio in questa maniera. Guardate, ok, qua c'è l'anello. Il laccio lo andiamo a inserire in questa maniera tra un anello e l'altro, così, quindi sopra uno e sotto l'altro. Ok, in questa maniera il casco è chiuso. Andremo ad inserire la clip ed è fatto. Quindi adesso vi faccio vedere mentre mi allaccio il casco. Comunque è davvero semplice e vi ricordo che il metodo più si è la chiusura più sicura questa. Quindi allacciamo il casco. Qua non so se si vede. Quindi qua c'è l'anello, andiamo a passarlo in mezzo a tutte e due, apriamo dietro uno e così il casco è chiuso. Andiamo a chiudere la clip e il casco è allacciato. Spero che si sia visto. Quindi andiamo a slacciare il casco. E la chiusura a doppio anello è fatta. E niente ragazzi, ditemi un po' cosa ne pensate di questi video così brevi, dove vi vado a spiegare magari qualche cosa tecnica e così. Questo qua è una cosa semplice. Vi ricordo appunto che questo tipo di chiusura del casco è la chiusura più sicura, perché comunque la usano anche a livello sportivo ed è appunto quella più sicura rispetto a quelle, diciamo, micrometriche solite che troviamo sui caschi turistici. Comunque ragazzi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciate attiva la campanellina delle notifiche e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.